a te, a tutti ciurma e benvenuti da Giochirina in questo nuovissimo episodio su God of War. Vi ricordo ragazzi, il vostro sostegno con i like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 30 like ragazzi. So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimi e per voi è soltanto questione di un secondo. Per cui mi raccomando, spolliciate. Ed eccoci qua di ritorno signore e signori, dopo che anche la volta scorsa le sorprese non sono mancate. Perché dopo aver battuto un drago, alla fine dei conti siamo riusciti ad arrivare in cima alla vetta più alta di Midgard. Il punto è che in lontananza abbiamo sentito delle voci, ci siamo accorti che Baldur e i suoi due nipoti, quindi sarebbe a dire figli di Thor, stavano parlando con qualcuno e sono proprio alla ricerca di Kratos e Atreus. Il perché però non siamo riusciti a scoprirlo. Fatto sta che una volta saliti ragazzi abbiamo incontrato Mimir, sarebbe a dire l'uomo più saggio di tutti i regni, costretto ad una tortura quotidiana in quanto è stato incastrato nella corteccia di un albero da Odino stesso. Fatto sta ragazzi che alla fine Mimir ci ha detto che il nostro viaggio era stato bello che vano, perché quella non era la vetta più alta, perché se si parla di vetta più alta ragazzi fra tutti i regni, allora si deve andare a Jotunheim, sarebbe a dire il regno dei giganti. Il problema è che il regno dei giganti ragazzi non è accessibile, se non forse magari in qualche modo che conosce soltanto il serpente del mondo. Quindi alla fine Mimir ci ha proposto di venire con noi, staccandogli la testa in pratica e facendo sì che la strega del bosco la rianimasse con la sua magia. Dopo essere andati quindi anche a trovare la strega del bosco ragazzi, una volta tornato in vita Mimir, abbiamo scoperto che la strega del bosco è Freya, sarebbe a dire una dea. E quindi una volta scoperto questo, Kratos si è abbastanza risentito perché ha detto comunque ci ha mentito, non ci ha detto la verità, non mi fido di lei. Quindi abbiamo lasciato la casa della strega del bosco e adesso non ci resta che dirigerci al serpente del mondo. Ok ragazzi, l'ultima volta ci eravamo salutati qui, dopo che mi era venuta la vaga impressione che Mimir ragazzi sarà un pochettino un chiacchierone, quindi per la gioia appunto di Kratos. Quindi l'obiettivo attuale è dirigerci appunto al lago dove si trova il serpente del mondo. Lì Mimir potrà parlare col serpente stesso. Sono curiosa di vedere questo dialogo incredibile che ci sarà ragazzi fra una testolina e l'ultimo gigante rimasto a Midgard. Quanto stiamo andando in fondo tra l'altro? Ok, dobbiamo recuperare la nostra barca immagino, giusto? Recati al corno del serpente. Esattamente ragazzi, quindi si naviga di nuovo. Ciò è molto interessante. Perché Freya ti ha sputato in faccia? No, parla di Baldur. Dice che nulla può ferirlo. Sì, Baldur è invulnerabile a qualsiasi minaccia, fisica o magica. Okay. Sono solo vanterie. Tutti hanno un punto debole. Non lui, temo. Baldur è invulnerabile a qualsiasi minaccia, fisica o magica. L'hai già detto, Mimir. Davvero? Da dove viene questo potere? Che io sappia, c'è di mezzo un incantesimo? Alcune parti del mio cervello devono ancora riprendersi. Mi ci vorrà solo un momento. Ok. Spero che stia bene. Ho bisogno di un attimo per riprendersi. Vabbè, giustamente ragazzi, è stata la testa è stata staccata dal resto del corpo, appena tornato in vita, insomma si deve riaccendere un secondo. Quindi a quanto pare Baldur ragazzi è invulnerabile a qualsiasi attacco fisico o magico. Quindi siamo nel lago. Perfetto, attracca al ponte. Questa cosa è parecchio problematica ragazzi, quindi vediamo di attraccare al ponte e suppongo che fra un attimo potremo assistere a questa a non questo mi hai mai incontro detto incredibile. Che Freya ti ha sputato in faccia. Beh, lei mi incolpa in larga parte per le circostanze attuali e non ha tutti i torti. Oh. Tutto ebbe inizio durante la lunga guerra tra Aesir e Vanir. Prima di allora, gli Aesir vincevano facilmente le guerre, sebbene i Vanir infliggessero spesso danni devastanti. Entrambe le fazioni subirono perdite tremende, e a molti di noi, a dirla tutta, la guerra non piaceva più, era solo uno spreco di vite preziose. Concordi, fratello? Esatto.
Era ora di finirla. E infine il più brillante consigliere di Odino volle trovare una soluzione più assennata. Volle negoziare la pace tra gli dei. Ci volle del tempo, ma alla fine Odino fu convinto a sposare la sua acerrima nemica, una certa dea Vanir, conosciuta non solo per la sua bellezza, ma anche per la sua padronanza della magia Vanir che Odino aveva a lungo bramato. Freya. Freya sposò Odino. E perché lo fece? Oh. Lei si sacrificò per proteggere il suo popolo, un atto d'amore. Lei si meritava di meglio, ma naturalmente la storia non si conclude qui. Ok, però non finirà di raccontarcela adesso. Avete capito, ragazzi? Di Freya era una dea dei Vanir. Di quest'altra fazione, se la vogliamo chiamare così. E quindi si è sacrificata per proteggere il suo popolo, sposando Odino, che agognava però, ragazzi, testa, il potere della sua magia. C'è un corno su una piattaforma a metà del ponte. Portami lì. Ah, sì, finalmente, me lo ricordo il ponte. Sì, sì, esatto, il corno. Mi ricordate, ragazzi, che l'avevamo incontrato la primissima volta che siamo venuti su questo ponte? Mi sono chiesta che cavolo sarebbe mai servito. È arrivato il momento di usarlo, allora. Adoro. Parla con il serpente del mondo. Bello pure vedere. Bene, che poggiami le labbra sul corno. Che Kratos lo ha chiamato testa. Ok. Come fa a suonare se non ha polmoni? Ha fatto erigere quella statua in onore di Thor. E visto che il serpente del mondo decisamente detesta quel grasso spione, forse si sarà stancato di vederlo. Ma ne ha distrutto la statua. Beh, tra lui e Thor non è mai corso il sangue, va detto. E non andrà meglio. Forse rendersene conto è stato peggiore del pensiero di un ammasso di pietra che gli scende giù per il gozzo. Vuoi che glielo chieda? No, chiedigli solo di Jotun. Auguratemi buona fortuna. Jormungandr. Siamo fortunati, amici. Si ricorda di me. Sa della vostra triste perdita e vi aiuterà. Efnium fungo. Curioso. Che succede? Oh, niente di cui preoccuparsi. Che sta facendo? Si assicura che andiamo nella direzione giusta. Ascolta attentamente. Servono due cose per raggiungere la terra dei giganti. Primo, dobbiamo trovare la runa che sblocca il viaggio tra i regni per Jotunheim. Secondo, dobbiamo incidere la runa sul sommo portale. Intendi quello sulla vetta? Esatto. Però i giganti, nella loro infinita saggezza, capirono che non sarebbe bastato un normale scalpello. Solo la punta di uno scalpello magico apre il portale. So dove si trova, non è distante. Okay. Sembrava quasi impazzito. Ah, sì. Aveva capito che eravate amici di Odino. Perdonatemi, non ho mai parlato la lingua antica da sobrio. Aspetta, guarda! L'acqua è calata ancora di più. Si vedono molte più torri e statue. Vedo anche nuovi posti da esplorare lungo la costa. Dov'è lo scalpello?
Trova una barca e ti ci porterò. Cioè, ragazzi, ma di che diavolo stiamo parlando? Cioè, è stato meraviglioso. Cioè, a parte già il fatto che il serpente abbia praticamente divorato la statua di Thor, nonostante fosse stata di pietra, perché fra loro non correva buon sangue, quindi comunque ti fanno capire che non è un semplice animale, comunque è una creatura consapevole. E quindi questo la rende ancora più maestosa, secondo me. Il serpente del mondo attraversa tutte le acque di Midgard, è l'unico abbastanza grande da battere Thor, non mi sembra vero che l'abbiamo incontrato. Ora che ho sentito Mimir parlare a Jormungand nella sua lingua antica, mi chiedo se potrei impararla anch'io. Wow, adoro. È bello, ha detto una lingua più antica delle montagne stesse, cioè ma che figata ragazzi, dai. Di che parliamo? Quindi ci serve uno scalpello magico prima di tutto, e poi ci serve la runa da incidere sul portale, ho capito bene? Credo di sì. Quindi dobbiamo scendere di nuovo di qua, ragazzi, prendere la nostra barchetta. Quando arriveremo alla barca, potremmo cercare subito lo scalpello o andare in esplorazione per un po'. Per me va bene qualsiasi cosa tu voglia fare. No, andremo ovviamente, ragazzi, a cercare subito lo scalpello. Purtroppo, lo sapete, non posso seguire le missioni secondarie, ragazzi. Purtroppo, ripeto. Quindi allora, la barca, eccola qua. Di quanto ci ha spostato il serpente del mondo? Vai, Mimir, indicami la via. Proseguite verso le statue dei rematori, poi passate tra di loro. Ok, quindi di qua. Che belle, perché l'acqua si è abbassata ancora di più, ragazzi. Sì, comunque vedo che ci sono diversi posti da esplorare. Magari se, ragazzi, veramente mi dovessi avanzare un po' di tempo. Amore e odio sono più intrecciati di quanto pensiate. Ad esempio, Odino odia i giganti e loro ricambiano. Ma la madre di Thor era la gigantessa Fjordur, uno dei grandi amori di Odino. Quindi Thor è metà dio e metà gigante. Buffo. Quando Fjorgen morì, Odino passò molte ere in solitudine. E quando infuriò la guerra coi Vanir, potei comprendere cosa provava veramente. Ce ne volle per convincerla, ma Freya accettò. Per un po' lui pareva davvero cambiato. Sembrava felice, sembrava che volesse farla felice. Le concesse tanti doni da non poterli ricordare tutti. La pace resse ed ero davvero convinto che sarebbe andato tutto come previsto. Ma alla fine Odino tornò a essere se stesso. Ottenne la fiducia di Freya e si fece insegnare la magia dei Vanir, cosa che lei avrebbe rimpianto amaramente. Sebbene il suo consigliere cercasse di convincerlo che la pace fosse l'unico modo per prevenire il Ragnarok, Odino non mise mai da parte la sua ossessione per Jotunheim. La magia dei Vanir lo portò a nuovi esperimenti e nuove forme di depravazione. Caspita. Sono interessanti sti racconti, ragazzi, perché ci raccontano appunto cose, parti di questa storia che noi non conosciamo. Quindi non possiamo attraccare qua, scusami. Certo che possiamo. Quindi Freya ha insegnato ad Odino ad utilizzare la magia dei Vanir, cosa di cui si è pentita, a quanto pare, perché l'ha portato... What the fuck? Quindi stavo dicendo poco prima che Mimir... Un attimo prima che Mimir prendesse a parlare, ragazzi, che se mi dovesse avanzare del tempo, magari una volta che sono qui a Midgard potrei, insomma, andare a spulciare qualche posto qua intorno. E questo chi ha? Ah, una missione secondaria. Ok, come non detto, ragazzi, andiamo avanti e vediamo un pochettino cosa succede. Lo scalpello speciale è oltre questa porta. Ah sì? Ma rimarrà aperto? Stai attento. Oddio, questo che è? Ah, è uno dei trolls. Salve. Pure gli elfi. No. Ehi. Oh shit. Arrabbiatissima. Adoro. Ah, aspetta. Stia buono. Oh, adoro. Facciamo fuori quest'elfo e boom! Ce n'è una... ce n'è più di uno, mamma mia!
E la madonna, quanti cavolo siete? Aspetta, aspetta, state buoni. Forza ragazzo, colpisci. Adoro. Chi ci manca? Ah sì, manchi te. Manchi tu, manchi tu. Oddio, mi è sfuggito, vai ragazzo. Ce l'abbiamo fatta, ottimo. Allora, agio, acciaio, gemma vitale, gemma della rabbia, gemma vitale. Gemma vitale, ah sì, perché la rabbia non si ricarica da sola, bisogna quindi raccogliere le gemme quando le troviamo. Quindi, adesso possiamo riprendere la barca, ragazzi, e attraversare il cancello che siamo riusciti ad aprire un attimo fa. Quindi di qua. Questo scalpello, che cos'è? Era ora che lo chiedessi. Ti racconto una storia. C'era una volta un enorme gigante di nome Tam, che nonostante le sue dimensioni, con il suo scalpello era capace di lavorare la pietra come nessun altro essere al mondo. Tamur sperava di poter tramandare le proprie conoscenze al figlio Rintur, ma il giovane aveva l'animo di un guerriero. Forse il padre era troppo pavido, o forse il figlio era troppo avventato. In ogni caso, i due persero il controllo durante un litigio e... Bonk! Il gigante colpì suo figlio. Rintur scappò via nella notte. Colmo di vergogna e rimorso, Tamur lo inseguì, ma nella sua confusione si ritrovò a vagare per Midgard, solo e smarrito. Purtroppo, attirò l'attenzione dell'unica persona che non voleva incontrare di notte, lontano da casa. Thor. E poi, cos'è successo? Lo vedrai. Oh, vogliamo sapere com'è andata a finire. Che gli ha fatto Thor? Ammazza, regà, parlano di Thor come se fosse un grandissimo stronzetto, Ho questa vaga impressione. Con la cosa si fa leggermente più fredda, mi sa, Wow. Sempre affascinantissime le ambientazioni, ragazzi. Oddio. Thor l'ha ucciso. Oh no, cadde su un villaggio. Già, quando cadde, Tamur distrusse un luogo incantevole devoto al dio Vanir, Njord. Thor si prese sempre il merito di aver pianificato tutto, ma la verità è che fu solo schifosamente fortunato. Quindi quello è il cadavere del gigante, davvero? Oddio, fantastico. Ma quindi mi state dicendo che dobbiamo arrivare fin lassù? Incredibile, ragazzi, qua in mezzo ai ghiacci, in mezzo al freddo. Ok. Nuovo luogo scoperto. Vediamo un po' dove siamo di preciso. Corpo di Tamur, giustamente. Guardate, ragazzi. Wow. Cioè, è proprio così, è proprio il corpo del gigante. Ma adoro. Questa è la mano del gigante. Wolver. Una bestia pericolosa. Annientiamola insieme. Il gigante è morto. Ah, un'altra creatura ancora. È nuova questa? Che cavolo è? Una specie di lupo. Che è? È una specie... È un lupo. È un lupo umanoide. Adoro. No, regà, adoro. Cioè, sono delle... specie di lupi mannari, tra molte virgolette. Sono lupi umanoidi. Uno scalpello. Posso adorare. Sì. Uno scalpello. Uno scalpello davvero enorme. Vulver, sembrano lupi, ma sono bipedi come gli umani. Sono molto più intelligenti, forti e veloci. Il loro pelo è così folto da renderli difficili da uccidere, quindi sono più resistenti. Mi ricordano i berserker eliminati da mio padre l'estate scorsa, solo che somigliano a lupi e non a orsi. Adoro. È tutto così sempre interessante, ragazzi. Sì, l'ho visto, figliolo, l'ho visto, l'ho visto. Mazza quanto argento che ho raccolto. Cioè, regà, è tutto così dannatamente interessante. Cioè, anche i racconti, no? Che ascoltiamo a me non annoiano per niente, anzi. Cioè, sono dannatamente interessanti, appunto. Ok, gemma vitale. È arrivato il momento allora di far saltare... Ah, qua c'è una di quelle porte che non siamo mai riusciti ad aprire fino ad ora. Camere nascoste trovate, 5 e 7.
Ok. Argento, va bene ragazzo, è arrivato il momento di farlo saltare. Questa è la mano del gigante, cioè no, raga. Sembra non faccia nulla. Aspetta, aspetta. Riprova. No, pare infatti... che quel cristallo sia di nuovo pieno. Sì, lo vedo, ma non salta in aria. No. Ah, lo devo spostare. Aspetta, si può prendere. Lo si può afferrare. Ah, lo posso girare. Wow! Così facciamo saltare in aria questo ghiaccio. Adoro. Qua c'è un forziere, quindi apriremo prima di qua, ragazzi. Boom! Oh, bel numero. Grazie. Eh sì. Cadavere. Che ci regala questo bel cadaverino? Ok, acciaio di Svartalfheim. Benissimo, giriamo l'anello e ci apriamo un varco da questa parte, ragazzi. Forza. Vai, ragazzo! Benissimo. Sono troppo curiosa, troppo, ragazzi, veramente. Cioè, ti rendono tutto troppo interessante, adoro. Ok, possiamo scendere. Oh, Tamur era un gigante di ghiaccio. Il suo ultimo respiro ha congelato tutto. Pure, wow. Fantastico, un'altra camera nascosta. Pure questa non... è ben chiusa. Ovviamente non la si può attivare. Ah, è la stessa di sopra perché non mi ha aggiornato l'obiettivo, quindi... immagino proprio di sì. Allora, qua possiamo salire, ovviamente. Andiamo su. E vediamo un pochettino. Salve a lei. Si tolga dai piedi. Salve a lei. Oddio. Qua sarà tutto un po' fatiscente. Argento. Mazza, raga, stiamo trovando un bel po' di argento. Prima di salire di qua. Ah, c'è un altro forziere incredibile. Un altro cadavere incredibile che ci regala. Spallacci runici in pelle di Wyrm. Oggetto raro, quindi favorisce il potere runico. Ah, questo... a parte che devo dire mi piacciono abbastanza esteticamente, tranne sta specie di pelle di serpente che mi fa un po' senso. Però, ragazzi, però mi diminuisce solo di 4 la forza, ma mi aumenta di parecchio difesa e runico. Comunque noi sappiamo, ragazzi, quanto sia importante anche l'aspetto runico, ovviamente. Quindi quasi quasi... impostiamo questi... C'è il castone dell'incantesimo che è vuoto. Ok, ragazzi, è vero, mi ero dimenticata pure questo dettaglio. Possiamo incastonare anche degli incantesimi nei nostri abiti. Per esempio, questo incantesimo qui, ragazzi, simbolo della verità, aumenta di 3 la forza e di 3 il runico. Quindi recuperiamo quasi del tutto la forza che mi hanno diminuito gli spallacci. Quindi lo incastoniamo subito. E per ora credo proprio, ragazzi, che andrà bene così. Quindi, perfetto. Ci siamo messi questi spallacci nuovi, non male, nuovo aspetto. E adesso andiamo di sopra. Quindi che ci facciamo? Scusa. Eccolo là. Trova la punta dello scalpello, ci serve la sua magia. Nemici. Adoro. Lo facciamo. Sì, aspetta ragazzo, mi stavo un attimo, cioè, riprendendo da questa cosa incredibile. Il punto è che la punta dello scalpello è ben infilata nel cranio del gigante, quindi dovremmo pure trovare il modo per estrarlo, evidentemente. Salve! Wulver alla tua sinistra! Sì, non solo, caro. E sono resistenti, sì, ragazzi, Si vede da quando li colpisco. Sì, sì, ragazzo, lo so, lo so. Attento, vai, vai, colpisci, colpisci. È vero, io posso tenere anche premuto. Tieni premuto R2 per squartare i nemici con l'ascia. Non l'avevo mai fatto prima d'ora. Sono rimasta abbastanza basita. Adoro. È tutto così dannatamente figo, ragazzi. Cioè, l'ululato revolver segnala una frenesia che conferisce loro un'incredibile velocità di attacco. Ok, ok, quindi prima li ammazzi meglio è. Questo penso che voglia dire.
Wow, altro morto, altra roba. Bracciaglia piastre del creatore di rune. Quindi anche questo, ragazzi, favorisce il potere runico. Mi diminuisce però, mamma mia, di 13 la ricarica, ragazzi. Cioè rimarrei veramente a secco. Anche se comunque mi aumenterebbe di 18 il runico, di 7 la forza e di 6 la difesa. Però, ragazzi, così tanto la ricarica, sinceramente mi sembra davvero un po' troppo. Quindi mi sa che per ora rimango così. Raccolto dell'acciaio. E quindi allora, che altro possiamo raccogliere? Gemma vitale. Gemma vitale. Qua c'è un piccolo forziere. Ok, raccolto dell'argento. Argento, gemma d'ira. Quindi adesso, ragazzi, abbiamo la barra della rabbia che è completamente full. Qua c'è qualcosa che si può sbloccare con le rune. Vediamo un po'. Allora, argento. Solo che bisogna praticamente sì, selezionarle. Servirebbe una E. Ok, una R praticamente rigirata, infatti esatto, quindi deve essere questa. Bisogna vedere se riesco a trovare le altre due, perché qua, ragazzi, sembra sempre impossibile riuscire a trovare tutte quante le rune che servono. Che palle, quindi altro argento. Oh, qua ce n'è una. Come faccio a farlo esplodere questo? Perché qua c'è della linfa. Ah, basta che la colpisca, giusto? No. Come non detto. Serve una sorta, ragazzi, di quelle radici che esplodono. Eccola qua. Ah, Kratos chiede. E il mondo intorno ti dà. Quindi vediamo un attimo che succede, ragazzi, se la lancio qua. Ok. Boom, si libera. Allora, che altro ci serviva? Ci serviva una roba all'insù e una specie di E. Quindi una sorta di freccina all'insù, che è proprio questa. E quindi ci servirà una E. Oddio, qua siamo proprio... Oh, adoro, ragazzi, adoro. Allora, prima di andare verso di là, ci deve essere, a parte quest'argento, l'ultima runa. Ma dov'è? Bella domanda, ragazzo. Non lo so, come dov'è l'ultima runa, ad esempio. Porcaccia miseria. È mai possibile che... Oh, aspetta, qua sopra c'è qualcosa. Sì, sì, aspetta, ho visto della linfa che può esplodere là in fondo, ragazzi. Quindi raccogliamo il cristallo e vediamo che succede. Oh, ecco il cristallo di luce. Il cristallo incredibile. Puoi leggere là sopra, figliolo? Che dice? Puoi leggerla? Offriamo a Njord il bottino del mare. Ah, sì. I pescatori venivano qui a pregare e venerare Njord perché placasse i venti e il mare. Per un dio Njord non è così male. Beh, direi di no. Ma qua che succede? Se colpisco questo... Ah, l'ultima runa! Aspetta, era una specie di E, ho detto. Quindi bisogna colpirla ancora, ragazzi. Forza, forza e coraggio. E che cavolo, se la manco pure. Ok, ci siamo. Ci siamo, ragazzi. Le ho sbloccate tutte e tre. Intanto, però... Scusa, figliolo. Andrei a inserire questo cristallo dove serve. Esatto, dove mi sta portando Atreus. Che cavolo succederà una volta inserito questo? Attento a non cadere, figliolo. Ok, vediamo un attimo che succede. Dobbiamo cambiare le frecce. Oh, what the fuck? Cos'è? Che cavolo? Polvere dei regni, oggetto leggendario, una sostanza informe trovata negli squarci del regno. Si usa per migliorare le proprietà dei talismani. Pure! Sigilla gli squarci del regno, un'altra prova, ragazzi, tanto per cambiare. Ok, vabbè, abbiamo trovato qualcosa di utile, serve per rinforzare i talismani, mi sembra di aver capito. E comunque ho sbloccato questo cancello, quindi andiamo ad aprirlo senza troppo cincischiare. Vediamo in questo forziere cosa c'è di utile. Perché se era così ben chiuso, qualcosa di utile ci sarà. Insieme a questo cadavere decrepito. Ok, simbolo della guardia forestale?
È un incantesimo. Aumenta i danni di tutti i lanci d'ascia del 6%. Non male, non male. Dovrò dare ragazzi un'occhiata. Minchia, 5000 di argento più acciaio. Ammazza, ce n'era di roba utile ragazzi, eh. Devo riconoscerlo. Devo vedere e ricordarmi ragazzi di ricontrollare pure tutte queste questioni dei potenziamenti, dei vari oggetti eccetera eccetera. Quindi allora, qua fuori penso che abbiamo fatto tutto, quindi ragazzi non ci resta che dirigerci verso la testa del gigante. Mamma mia. Incubi gelati, incubi gelati. Giustamente a stare tanto al freddo, gli si sono congelati i tentacolini. Questo lo rialziamo subito, non c'è alcun tipo di problema per noi. Mamma mia. È una roba pazzesca. La punta dello scalpello quindi è finita. Ho un'idea. Fin sotto. Davvero? Non sorprenderti. Senza offesa, ma penso che neanche Thor con il suo Mjolnir possa distruggere quel ghiaccio. Allora Thor è stolto. Sarà interessante. Ehi. E là, salve. Salve. Ma ragazzo, ok. Ehi, annaggia la miseria. Oh, quanto. Oddio, ah è vero, c'ho lo scudo questo. Aspetta, cambia freccia ragazzo, vai. Boom, boom, boom. Neanche gli scudi vi serviranno a niente. Aia, ecco. Sì, se mi faccio colpire. Boom. Chi altro c'è? Chi è qua, mannaggia a te. Eppure te. Aia. Dietro di te, arriva. Oddio. Grazie. Giustamente Mimir ci guarda le spalle, ragazzi. Ecco. Ok. Ce l'abbiamo fatta? Manca qualcuno, eh? Eh no. Vai, super mega iper attacco runico. Adoro. E vai. No, due troll, no. Vai, che lo prendiamo. Lo usiamo per accoppare pure quest'altro, ragazzi. Sì. Ok, uno è andato fuori. No, per poco ragazzi. Micchia, lo sto picchiando sulle chiappe. Bellissimo. Tocca anche a te, bello. Arrivo ragazzi. Non me ne ha fatto colpire manco uno. Era già allo stremo evidentemente. Ehi. Aspetta. Via un altro. Via un altro. Vai. Eppure per te ne ho. Ok. Sindri. Ehi. No consiglio. Mio padre è abbastanza forte da parare uno dei suoi attacchi, ma ci vorrà un po' di tempo per riprendersi. Meglio evitarlo. Assolutamente sì. Non avrei la minima intenzione di farlo colpire da quel coso. Adoro. C'è anche Sindri, ragazzi. No consiglio. Un altro. Non spezzeremo la sua guardia attaccando a caso. Se mio padre usa il suo spezzaguardia, potrebbe trovare un'apertura. Ah, premi due volte L1. Ok, questo me lo devo ricordare, ragazzi, per quelli con lo scudo. Allora, simbolo della minaccia. Argento, acciaio. Ottimo. Altro acciaio. Potremmo potenziare qualcosina forse, ragazzi. Tra l'altro Sindri è giusto qua sopra. Chissà che idea ha avuto Kratos per riuscire a raggiungere la punta dello scalpello, ragazzi. Vediamo un po'. Ehi. Wow, è stato fantastico quel colpo. Tieni, prendi. Hai sprecato una mela perfettamente sana. Come mai non ti ho visto? Non ci sono nascondigli qui. Oh, quello.
È un piccolo trucco della mia gente. Un modo speciale per non farsi vedere. Diventi invisibile. In realtà ho il potere di entrare nel regno tra i regni. Ma la tua mente non comprende quello che vede, perciò non vede niente di niente. È così che possiamo evitare di usare le armi che fabbrichiamo. Wow. Non sembra funzionare sui draghi, però. Tuo fratello ha chiesto se mangi abbastanza. Posso dirgli di sì? Brock vi ha chiesto di me. Il fiato gli puzzava di idromele. Gliel'hai fatta toccare di nuovo. Forza, andiamo! Ecco perché Brock era nel tempio quando l'acqua è calata. È passato da un regno all'altro. Ok, ora siete. Mi serve assoluto silenzio per questo. Eccoti, Sam. Ok. Va bene. Trovo una strada per il martello. Intanto, però, potenziamento arma disponibile. Ammazza, abbiamo un bel po' di robe, ragazzi, eh? Allora, ragazzi, ho guardato tutte le varie cose che si possono creare per quanto riguarda quindi il vestiario, diciamo così, e non ho trovato niente di particolarmente interessante, quindi poi magari riguarderemo un attimino il potenziamento. Per quanto riguarda attacchi runici leggeri, questo, ragazzi, non mi sembra male. Una rapida onda d'urto che rallenta i nemici e li fa volare all'indietro. È interessante, tra l'altro, ovviamente, una volta potenziato si potrà anche caricare l'attacco. Quindi, visto che abbiamo abbastanza risorse, ragazzi, a questo punto direi di comprarlo. Perfetto, lo equipaggiamo subito. Poi, per quanto riguarda attacco runico pesante, per ora questo qua non sembra male, ragazzi, ma preferisco tenere quello che già ho. Ci sono vari incantesimi nuovi disponibili, ma attualmente non ne posso creare neanche uno perché servono risorse che non ho. Allora, visto che ci siamo, ragazzi, direi di potenziare l'artiglio di Atreus, perché mi sa che non l'ho mai fatto fino ad ora, credo. Visto che ho abbastanza risorse e abbastanza argento, direi di approfittare di questo momento e di farlo. Perfetto. Quindi anche questo è a posto. Quindi per ora siamo a posto così, ragazzi, per quanto riguarda i potenziamenti. Quindi vediamo un attimino che cosa c'è di interessante. Conoscendoti non rimarremo di certo qui. Esatto. Beh, direi di no. Ma come avanziamo? E adesso vediamo, ragazzo, facciamo saltare in aria queste cose qua. Ad esempio, tipo anche quella roba laggiù. Se colpissi sta roba. Oh, riproviamo, vai. Niente, l'ho marcato. Riproviamo, vai. Ma porca miseria, è possibile che non riesco a prenderlo? Sì, ciao. Ok. Attento, il mio negozio è qui. Lo so, amico, lo so. Ma dovevo passare, scusa. Perfetto, ci siamo riusciti, ragazzi, a liberare un attimo di strada. Wow, in mezzo alla barba ghiacciata del gigante. No, non so che di affascinante, sì, questa cosa. Proveremo di rompere il braccio e prendere la punta dello scalpello. No. Ci penso, no? Ok, come non detto, andiamo dall'altra parte. Ci sarà qualcosa a cui Kratos ha pensato, mi pare ovvio. Possiamo entrare qua. Davanti, nemici. Resistente l'amico. Che gli faccio? Aspetta. Scudo. Oddio, che botto che fu presa. Lo vedo, ragazzo, me ne sono accorta. Attenzione, attenzione. Vado. Ok, aiaiaiaiaiaia. Fa male, fa male, fa male. Fa male.
Ok, onda d'urto, ragazzi, questo era il nuovo attacco runico. Ammazza, ma questo chi cavolo è? Oh! Oh, ma chi è che mi colpisce dall'alto, maledizione? Sì, 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 sì. Quindi questa è solo la prima fase, questo mi state dicendo? L'ho sentito anch'io. Aia! Beh, l'ha sentito sì, direi. Ok, ci siamo. Mamma mia, nuova prova di uccisioni. Viandanti uccisi. Ah, uccidi viandanti, praticamente è una prova ulteriore. Ok. Vai ragazzo. A posto. Bestiario aggiornato, viandante campione. Questo viandante porta un grosso scudo sulla schiena che rende la sua corazza più difficile da penetrare. Vabbè dai, non è andata troppo male. Alla fine siamo riusciti a sconfiggerlo comunque. E raccogliamo tutta questa bella roba, ragazzi. Argento, trofeo orrido del viandante, frammento armatura del viandante. Nuova prova di artigianato. Cioè, raga, ci sta talmente tanta roba a cui stare dietro che io già mi sono persa. Cioè, tante cose manco me le ricordo, figuriamoci. E allora, dobbiamo buttare giù questo, Mimir, suppongo. Hai già visto questo posto? Sì, sono venuto qui in missione diplomatica tempo fa per mediare tra Asgard e Vanahar. Quella guerra, così tanti morti. Non sapevo però che Thor fosse già andato a massacrare i giganti. Cosa c'entravano i giganti in una guerra tra dei? Nulla, ragazzo. Infatti. È questa la tragedia. Ah! Si erano schierati, ma la paranoia di Odino è inferiore solo alla sete di sangue di Thor. Ok, quindi in pratica se la sono presa coi giganti così, giusto per. Va benissimo. Allora ragazzi, per oggi ho finito il mio tempo a disposizione per registrare, quindi ci fermiamo qui. Abbiamo quindi questo obiettivo attualmente, quello di riuscire a recuperare comunque parte della magia dallo scalpello di questo incredibile, immenso gigante, per poter poi incidere la runa che ci permetterà di accedere al regno di Jotunheim. Così mi è sembrato di capire che dovranno andare le cose. Mi chiedo cos'altro potrà andare storto, ovviamente qua qualcun altro in mezzo ai piedi troveremo sicuramente, ma è sempre, ragazzi, tutto così dannatamente affascinante, davvero. Io non ho parole per descrivere la meraviglia che provo ogni volta che gioco a questo gioco. Come sempre aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione, un abbraccio a tutti ragazzi da Giocherina, ciao.